Beh, sicuramente una seconda edizione, già avevo partecipato alla precedente, l'importante è che se ne parli, soprattutto insomma, in occasione di una data importante nel ricordare quello che è avvenuto tanti anni fa, ma soprattutto per far comprendere che la lotta alla criminalità deve essere fatta senza se e senza ma, non soltanto attraverso la repressione, attraverso ovviamente tutto ciò che è una rivoluzione culturale che può diffondere le idee rispetto ovviamente ai tanti giovani e nello stesso tempo anche rispetto a quello che il governo Meloni sin dall'inizio, a partire insomma da quello che è avvenuto sull'ergastolo ostativo, il 41 bis ha messo in piedi e che continueremo a fare attraverso tante norme che in qualche modo ci apprestiamo a fare, non ultima quella la riforma della giustizia. Mai abbassare la guardia. Mai abbassare la guardia, perché ogni volta che si pensa di aver chiuso un capitolo se ne riapre un altro, con mille tentacoli, ma noi siamo vigili e attenti, lo stiamo facendo con i beni confiscati, lo stiamo facendo anche oggi, insomma un ulteriore risultato si è registrato a Palermo, ma in tante città italiane, le catture dei tanti boss in Calabria piuttosto che in Sicilia, a dire che lo Stato non arretra, lo Stato arriva, lo Stato c'è. Sì, una tematica molto importante, molto sentita, molto delicata, con un tavolo di relatori di altissimo livello e siamo qui anche per descrivere quello che si sta facendo nella commissione consiliare del Consiglio regionale, nella commissione anti-ndrangheta guidata dal collega Pietro Molinaro, dove ho l'onere e l'onore di svolgere il ruolo di segretario. Stiamo puntando molto a sensibilizzare i giovani, a promuovere una vera e propria cultura della legalità e non solo questo, ci siamo resi anche protagonisti nei mesi scorsi di un importante protocollo di intesa siglato con la direzione investigativa antimafia, dove ci sarà la possibilità di avere il monitoraggio diretto su tutti quelli che sono soprattutto i fondi europei che verranno impiegati sul territorio e quindi un importante deterrente che sicuramente terrà lontano eventuali appetiti criminali da quelle che saranno le risorse che devono far fare il salto di qualità alla nostra regione. È importante parlarne, è importante avere un confronto con tutte le persone, è importante avere al tavolo come stasera politici e magistrati. Ed è importante perché la 'ndrangheta non si combatte solo da una parte, ma occorre che la società, come già avvenuto in passato in altre regioni, si sollevi contro di essa. Sì, siamo a ridosso dell'anniversario della strage di Via D'Amelio ed è importante poi anche in questo particolare momento storico parlare di legalità, di antimafia è importante, poi nel nostro territorio è fondamentale perché non dobbiamo mai dimenticare qual è il cancro che attanaglia purtroppo questa terra, la nostra economia e tutti quelli che vogliono operare nei vari settori, principalmente sul turismo.